La selettività alimentare può essere molto frustrante, ma sapevi che può essere dovuta anche a problematiche oromotorie? In particolare se tuo figlio mastica poco e male, rifiuta cibi solidi, ha difficoltà a movimentarli all'interno della bocca, a volte quando deglutisce tira fuori la lingua. Il rifiuto di tanti cibi può essere dovuto anche ad una difficoltà di gestione di masticazione e deglutizione di questi cibi. Le difficoltà oromotorie però possono essere trattate molto bene, sia con un piano dedicato, ma anche con esercizi fatti a casa. In particolare oggi ve ne consiglio uno che non richiede tanto tempo, ma è veramente determinante nel cambiare la forza e la resistenza dei muscoli del volto e della bocca. La cannuccia, ma utilizzata in maniera terapeutica. La cannuccia morsa non ci aiuta assolutamente. La cannuccia utilizzata soltanto con l'orbicolare delle labbra, quindi senza utilizzare i denti, contrae tutta la muscolatura del volto, rafforza i masseteri che servono per la masticazione, rafforza tutti i muscoli della lingua e contrae l'orbicolare delle labbra. Come utilizziamo la cannuccia in maniera terapeutica? Ci sono delle cannucce specifiche, in particolare queste sono della Talk Tools, che hanno un fermo, quindi utilizzare il fermo fa sì che il bambino non possa andare oltre tot e quindi non possa raggiungere la cannuccia con i denti, costretto, fra virgolette, quindi ad utilizzare soltanto l'orbicolare delle labbra. Questa è un'altra cannuccia, sempre della Talk Tools, e in questa volta invece il fermo è la testa del paperotto. Quindi utilizzare in maniera terapeutica la cannuccia ad ogni pasto ci permette di lavorare nel corso dei mesi la muscolatura di tutto il distretto bucofacciale. Quindi una muscolatura rafforzata è una base corretta per andare a lavorare sulla masticazione e sulla movimentazione del cibo all'interno della bocca. Se il vostro bambino ancora non sa bere dalla cannuccia, ci sono dei metodi molto efficaci per insegnarglielo, ne parleremo in un altro video. Questo chiaramente è solo uno degli aspetti che possono determinare una selettività alimentare. Se vuoi affrontare il problema in maniera completa ed efficace, ho creato un corso che ti spiegherà quali sono le cause alla base della selettività alimentare, ti insegnerà a determinare quali sono le problematiche del tuo bambino e a mettere in piedi un piano strutturato con esercizi chiari e strategie efficaci per vincere nel corso del tempo la selettività alimentare. Se vuoi saperne di più, clicca il link che trovi qui sotto o vai nella bio del mio profilo.